Ma ciao a tutti, con un video su un bell'animaletto, l'anaconda. Praticamente è il serpente più grosso del mondo, è in grado pure di mangiare una capra. Capite? No, ma non intendo mettendolo a tavola con un coltello e una forchetta. Una capra intera, ancora viva. Si trova in Amazzonia e, come avrete capito, fa davvero davvero tanta paura, visto che perfino i coccodrilli sono dei suoi pasti. Ma se un'anaconda provasse a mangiarvi, cosa succederebbe? Può davvero ingoiare un essere umano? Quanto a lungo riuscireste a sopravvivere nel suo stomaco? Riusciremmo a vedergli l'interiora? Beh, se volete saperlo, fate un bel giretto prima sul canale di gaming ufficiale, e se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi seduraiati, vediamo di scoprirlo insieme. Cominciamo! Nel 2014 un genio assurdo ha provato a provocare un'anaconda. Ovviamente avrete capito che non era una buona idea, ma andiamo avanti. L'uomo era coperto con una specie di armatura molto resistente. L'anaconda ha lottato per ore cercando di mangiarsi completamente l'essere umano, partendo dalla testa, ma è stato impossibile. Anche perché appunto aveva una bella maschera resistente con quell'armatura, ma senza sarebbe stato davvero inghiottito. Questi animaletti possono crescere oltre i 9 metri volendo. Quelli verdi infatti raggiungono quella misura da adulti con un peso di ben 220 kg. Per questo motivo un pasto leggero per loro deve pesare un minimo di 18 kg, in modo da digerirlo in 2 giorni. Se mangiassero un essere umano sarebbero sazi per almeno una settimana volendo. Il problema è che non saremmo proprio il loro cibo preferito, perché essendo così grossi impiegheremmo troppo tempo a essere digeriti. Che fortuna! E questo lascerebbe l'animale vulnerabile per moltissimo tempo. Ma andiamo con ordine per capire cosa succederebbe se provasse allora a mangiarci. Prima di ingoiare dovrebbe uccidere o comunque far svenire la preda. Visto che un serpente costrittore la avvolge con il suo corpo e comincia a stritolarla con una potenza di 4.000 tonnellate. Non è proprio un massaggio rilassante, come avrete capito. Beh, già qua dovrebbe finire la storia, ma dobbiamo capire cosa potrebbe succedere se sopravvivessimo. Prima di tutto non verremmo masticati perché i suoi denti servono solo per tenere ferma la preda, e al contrario di altri serpenti non ha un morso velenoso. Insomma, almeno quello. Ma ciò che troverete nella prima parte di questo assurdo viaggio sarà un sacco, ma proprio un sacco di saliva. Questo servirà a inumidirci, diciamo, così sarà più facile ingoiarci senza fatica. Non vorremmo mica crearle problemi rimanendo incastrati. Cominceremo quindi a muoverci sempre più in basso, passando per l'esofago. Proprio i muscoli in questi punti aiutano l'animale a mandare giù in un sol boccone, come per tanti altri animali, ma in questo caso l'anaconda può muovere a piacimento questi muscoli e contrarli come le pare. Davvero molto flessibile. Dopo questo passaggio di rito arriveremo allo stomaco, ovviamente vivi. Se morissimo ora non avrebbe senso il video, dai. Qui troveremo molto acido potentissimo in grado di dissolvere la pelle di un essere umano come niente, e forse, se c'è tempo, pure le ossa. Vi chiederete quindi quanto tempo impieghi questo acido per sciogliere qualcuno. Beh, sappiate che per la pelle di un alligatore impiega solo 3 giorni, quindi per un essere umano che ha una pelle delicata e sensibile potrebbero volerci poche ore. Passando per il piccolo intestino troveremmo enzimi ancora più potenti in grado di accelerare lo scioglimento. Perfino i capelli e le unghie sarebbero sparite del tutto a questo punto. Nemmeno un'armatura potrebbe salvarci da questa cosa, e in un paio di settimane diventeremmo cacchina che esce dall'animale lentamente. Davvero, non sto scherzando. Come per molti esseri viventi, anche questo serpentone ha bisogno di andare in bagno. In poche parole, lo stomaco sarebbe l'ultima parte. Saremmo quindi del tutto digeriti e ridotti in piccole poltiglie, senza via di scampo e senza andare da altre parti per il suo corpo. Cosa abbiamo imparato da tutto ciò? Che è meglio lasciarla stare, dov'è? Non è interessante mangiare un essere umano per lei, quindi se la incontraste per sbaglio dovrete solo andarvene prima possibile. Come per altri animali, cercano solo di difendersi. Non vi attaccheranno mai per primi, e se la provocaste sareste finiti all'istante a causa della stretta micidiale. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel mi piace e ricordatevi assolutamente di passare anche dalla pagina Instagram ufficiale. Ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.